A lume paesi, che un giorno Cristo scindi di la cruci. Due giorni u sacerdoti non dice missa, non dice missa. Lu sacrestano non sona li campani. C'è un campanile alto, a lume paesi, e c'è un Cristo in cruci, a lume paesi. Ricorrono 200 anni dalla fucilazione del parroco Don Pietro Valenti e Radici, nata per raccogliere nella sua cineteca ricordi, storie e narrazioni che il passato trasmette, ha inteso non perdere la memoria di questo prete martire di Bivongi, ucciso per la sua fede. Un sacramento, il battesimo, somministrato al figlio di un brigante, che Don Pietro non ha inteso negare davanti ai giudici perché avrebbe leso la sua dignità di parroco e aggravato le accuse del padre del bambino, arrestato con lui, con conseguente condanna a morte. Ammise il suo operato perché un preciso dovere di parroco, concludendo di non essere a conoscenza di briganti che vivevano alla macchia, virtù che il parroco ha rispettato fino al sacrificio contro quella legge francese, iniqua, che portò alla fucilazione quanti non accettarono i soprusi francesi. Radici, quindi, è una vera banca della memoria, indirizzata a tutti, ma soprattutto ai giovani, che sono i veri beneficiari, e alle scuole, che potrebbero attingere le testimonianze di quella che è stata la vera storia della nostra Calabria. Ma che cittadina era Bivongi all'epoca? Certamente un paese già moderno, che aveva assorbito le idee introdotte dall'illuminismo del Settecento, idee portate da quei bivongesi che, attraverso un viaggio difficoltoso tra le montagne delle serre, scendevano a Pizzo, dove prendevano il legno, così chiamavano le navi, e raggiungevano Napoli. Nella capitale del regno studiavano e poi si recavano per scambi commerciali. Tra questi ricordiamo il pittore bivongese, Tommaso Martini, discepolo del Solimena, che faceva parte del gruppo di artisti più famosi di Napoli, messi sotto processo per aver frequentato le accademie private che professavano le nuove idee illuministiche in contrapposizione a quelle conservatrici del clero. Percorso storico dell'Università Bivongese, permeato dalle fondamenta di quelle idee illuministiche che costituiscono ancora oggi il telaio dell'odierna Bivongi. La chiesa matrice di San Giovanni Battista Decollato, una chiesa nuova, quella dove Don Pietro svolgeva la sua missione, ricostruita di sana pianta dopo il terremoto tremendo del 1783, che la distrusse e provocò danni a Bivongi per 40.000 ducati, somma ingente per l'epoca. Nel 1796 si completò la chiesa e nell'estate fu inaugurata. Storicamente la chiesa è del 600, costruita su quella del 1300, al suo interno statue di pregevole fattura, di maestranze serrese e napoletane, e un bellissimo altare in marmo di Bivongi, della vicina cava di Santa Vennara. Si conserva il miracoloso dipinto di Mamma Nostra, la Madonna venerata da tutti i bivongesi. Inoltre vi è sepolto ai piedi dell'altare della Madonna del Rosario il più illustre dei bivongesi, il pittore Tommaso Martini. E il parroco, Don Pietro Valenti, alle prime luci dell'alba di una giornata novembrina del 1810, lascia il rione Battia di Bivongi, dove abita, per raggiungere Serra San Bruno. Si deve infatti incontrare con il priore della Certosa per relazionare su quanto accaduto nell'arco dell'anno in paese. Bivongi è ancora alle dipendenze dei Certosini,
un bene franco burgensantico di concessione reale alla Certosa, rimasto tale per 713 anni, fino a quando nel 1810 non ci fu la ripartizione dei comuni da parte dei francesi. Siamo nel periodo francese, 1806-1815, un periodo difficile per l'intera Calabria, povera, sottomessa e attraversata da quel fenomeno definito brigantaggio. I francesi che avevano spodestato il re di Napoli, Ferdinando IV, furono impegnati perciò a combattere, oltre ai briganti, anche quanti erano rimasti fedeli ai Borbone. Nel nostro territorio, rifugio ideale erano le montagne delle Serre. Vivongi, all'epoca, era ancora possedimento della Certosa di Serra San Bruno. I francesi, nel 1811, avrebbero creato i comuni. I collegamenti fra le due località avvenivano con la strada denominata Via Grande, che attraversava le montagne delle Serre. Un percorso difficoltoso, tanto che prima di arrivare alla tappa obbligatoria del convento dei Santissimi Apostoli, dove inizia la strada, bisognava superare con mezzi di fortuna il fiume Stilaro, per l'abbondante portata d'acqua, visto che ancora non esistevano ponti stabili. Novembre è sempre un mese ostile per chi deve prendere la via della montagna. Il freddo pungente di quei giorni non faceva prevedere nulla di buono. Ogni volta ero come un rito, il giorno prima a peregrinare per tutto il paese, ma anche ben oltre. Doveva assicurarsi che ognuno si mettesse in pace con Dio. Le confessioni, specie direttamente a casa, duravano fino al tramonto. Era sempre così. Alla vigilia prima della consueta chiamata per la Certosa di Serra San Bruno. In qualche periodo si recava anche due volte in un mese. Don Pietro Valenti, giovane curato di Bivongi, faceva ogni volta tutto con metodo, ed i suoi parrocchiani questo lo sapevano, ed anche la domanda era sempre la stessa. «Don Pietro, a che ora partite domani sera?» E di contro la risposta di Don Pietro, sempre uguale. Se Dio vuole, paesetti, dopo che coi osuli. Dopo il tramonto, infatti, dopo aver assicurato al portone della chiesa restaurata da poco, dopo il terremoto del 1783, ben quattro giri della pesante chiave nella serratura. L'ultimo incarico era per il sacrestano, un tipo sui 60 anni, un po' beone, anzi, un po' tanto, spesso beveva anche il vino delle ampolle della messa. Ecco perché il parroco si fidava poco di lui. Tuttavia, gli lasciava le chiavi dell'ingresso posteriore, che conducevano dopo un piccolo corridoio direttamente al campanile. L'incarico preciso era quello di suonare le campane in caso di estremo bisogno. Insomma, se fosse accaduto qualcosa di grave. Il sacrestano era fiero dell'incarico che Don Pietro di volta in volta gli conferiva. Questo lo faceva sentire importante. Don Pietro, dopo tutto il rituale ed una cena più abbondante del solito, breviario in mano, prendeva la strada per i Santissimi Apostoli. Don Pietro, Don Pietro, dove andate con questo tempo? Ma tu chi sei? Io vado a Serra San Bruno, vado perché il dovere mi chiama. E con questo tempo date su in montagna? Anche con questo tempo devo fare il mio dovere, ma non avete paura? In montagna ci sono i briganti, sono i francesi. Non ho paura. Ma quelli fanno paura, ma Don non Pietro. Fanno paura, quelli mi fanno compagnia, hai capito? Ci sono i francesi, ci sono i briganti, tu l'hai detto. Quindi come faccio ad essere solo? Facciamo un tratto insieme. Facciamo un tratto, sì, se mi accompagni, guarda, avrò piacere di camminare con te. Sì, ma corri troppo, vai piano, perché io non è che ce la faccio, poi la strada è lunga da fare. Ha un'età, Don Pietro, avventurarsi con questo tempo in montagna.
Don Enzo, buonasera. Buonasera. Senta, abbiamo una piccola grande storia da narrare oggi. Ci ricorda questa figura di Don Pietro Valenti? Sì, noi abbiamo voluto ricordarlo proprio con l'Associazione Culturale Il Paesano in una celebrazione domenicale, in quanto questo sacerdote può essere l'emblema anche di una vita vissuta con una donazione totale al proprio ministero e alla propria missione, quanto è riuscito a vivere la sua esistenza rimanendo fedele al suo mandato, quindi alla sua missione. Noi l'abbiamo voluto ricordare perché certamente i sacerdoti dentro la storia di una comunità rappresentano coloro che collaborano in fondo non solo alla dimensione religiosa di un paese, ma anche alla dimensione sociale e civica di un paese. E noi abbiamo voluto appunto fare questa memoria proprio per ricordare, perché fare memoria in fondo significa avere anche un sano riconoscimento di chi ci ha preceduto. Ed ecco perché in genere ogni anno ricordiamo sempre tutti i sacerdoti che hanno servito la nostra comunità proprio al 2 novembre, nel giorno di tutti i defunti. Facciamo sempre questa memoria di questi sacerdoti, anche direi di questi laici che hanno servito la Chiesa e anche la società in genere, che hanno saputo dare il loro contributo per l'edificazione anche della città terrena. Senta, nei tempi moderni adesso quanti intorno al mondo di questi martiri o simili ci sono ancora? Certo, la storia della Chiesa, anche quella che non appare sui giornali o sulla televisione, è piena di martirio. Giovanni Paolo II diceva proprio che la Chiesa del terzo millennio sarà una Chiesa di martiri, cioè sarà una Chiesa in cui ognuno è chiamato a testimoniare fino in fondo la fedeltà al Signore Gesù, che è Maestro e Signore dell'umanità. Senta, Don Pietro Valenti meriterebbe, come dire, uno spazio più grande in questa società di oggi, insomma, per quanto ha fatto? Certo, io penso che appunto l'anno sacerdotale che abbiamo trascorso sta facendo sì che riscopriamo diverse figure che hanno fatto la storia dei nostri paesi, soprattutto dei paesi interni, per cui un approfondimento certamente storico e religioso del ruolo del sacerdote dentro le comunità, specialmente dentro le comunità interne, penso che possa essere un interessante studio proprio per far comprendere che la Chiesa da sempre si è interessata ad ogni uomo e soprattutto attraverso il parroco, il curato d'anime, è sempre entrata dentro la storia di ciascuno per dare l'opportunità ad ognuno di crescere come cristiano. Io credo che questa a lei era una storia pressoché sconosciuta, no? Sì, sì, sì. Come sì. L'ha saputo? Io l'ho saputo appunto tramite l'associazione Il Paesano di Biongi. Come lo divulgherà allora? Ma io penso, speriamo di poter continuare ad approfondire questi dati storici, perché io sono da poco rientrato nella comunità, per cui sarebbe interessante rivedere anche se nei nostri archivi c'è qualcosa in più che possa darci, come dire, qualche elemento in più per poter scoprire la ricchezza di un sacerdote, che certamente non si riduce solo a questa fedeltà estrema in cui questo sacerdote ha vissuto, ma c'è un quotidiano, cioè, per arrivare pure a tanto deve aver avuto, come dire, una vita spirituale molto, molto intensa. Certo. Grazie Don Enzo. Allarma, allarma, la campana suona, di turca sa sbarcata la marina, che ta na scarpa vecchia se la sola, gavimma fuori a lunga cammina. Quanto è lunga sto cammina, disperata, questa storia si ripete cento volte. Noi fuimmo tutta quanta, sai, lontana, quando suona la campana. Allarma, allarma, la campana suona, di turca si è sbarcata la marina, chi te no grano lo porta la mola, come giovane anche la farina, ma non basta una farina, questa è forca, questa gente che non ha mai buttata in mano, oh padrona vana sempre da lontana, quando suona la campana. Chi comandava la sempre
Ernesto, buonasera. Ciao Giuseppe Pino, come vuoi tu? Pino, no, ecco, lo voglio io, come giusto che ti chiamano gli altri. Senti, oggi dobbiamo raccontare una piccola grande storia. Vero? Non so che storia dobbiamo raccontare, raccontiamo se la conosco. Dobbiamo parlare di Don Pietro Valenti. Don Pietro Valenti. La conosci questa storia? Don Pietro Valenti, io ritengo che abbiamo pubblicato qualche cosa sul giornale nostro locale. Ecco, intanto come sei venuto a conoscenza di questa storia? Sono venuto a conoscenza fin da ragazzo, perché qua... Camminiamo un attimo, vieni. Qua... La famiglia dei Valenti è numerosa, perché si chiamava il sacerdote di cui stiamo per parlare, si chiamava Pietro Valenti. E io ero amicissimo dei discendenti di questo Pietro Valenti, per cui fin da ragazzo mi raccontavano, ma in modo così velato, non conoscevano neanche loro la storia. Per cui mi sono ricordato fortunatamente l'anno scorso, 2 anni fa, e ho preso appunti, dico, quando arriviamo a questa data, che ricordava proprio la morte del sacerdote, ho preso appunti, quando siamo arrivati a dicembre di quest'anno avevo già l'articolo pronto da pubblicarlo. Ora sappiamo tutto di come è morto, no? E dobbiamo dirlo tra un po'. Certo. La sua vita, come ha vissuto? La sua vita è vissuta come la vivevano i bivongesi di quel tempo. Quindi siamo nel 1700? Lui è morto nel 1810, perciò era giovanissimo, verso il 1780. Ecco, 80, perché era giovane per andare da Bivongi a Serra. Spieghiamo il periodo storico in cui è la Calabria, intanto 1780-90. 90, quando è andato lui, ancora la Calabria era con i Borboni. Poi è successo che nel 1806, poi sono venuti i francesi ed hanno occupato Murat. Gioacchino Murat arrivò qua e è stato nominato re, perché il re era Napoleone, il fratello. Napoleone III? Napoleone, il grande Napoleone. E aveva nominato il fratello Giuseppe Napoleone re del regno di Napoli, dove c'erano i Borboni. E Napoleone è rimasto per 2 anni, poi è stato nominato re della Spagna e allora è venuto al suo posto il generale Gioacchino Murat, che era cognato anche di Napoleone, perché in famiglia si facevano le cose. E questo è il periodo. E i francesi sono rimasti dal 1806 al 1815. Quando col congresso di Vienna... Lui poi, muore con i francesi, giusto? No, lui non muore con i francesi. Il nostro sacerdote, certo, muore sotto Napoleone e sotto Gioacchino Murat, che aveva un generale Manet, che era proprio... Ecco, il generale Manet. Cacciavo poro tutte le pregante che stavano ammocciate cante, ma dentro lo soccorri combattia la rivoluzione e la monarchia. E appresso Napoleone e Sindaglia, pur quando l'impero si perdia. E dopo che crescivo facendo guerra, restavo amaro collo colon terra.
stavo amaro con lo colo in terra. Aspetta qua, figliolo, che io vado sopra a dare conforto e confessione a una povera anziana ammalata. Torno bene, subito. L'aspetto qua. Sì, aspetta qua, aspetta qua. Al fiume andiamo insieme, però. Sì, andiamo insieme. Se mi aspetti, arrivo subito. Va bene. Allora, era un periodo dove non c'era disoccupazione, anzi c'era immigrazione. Qua dove ci troviamo, in questa zona, questa si chiama Aiudaica. Perché Aiudaica? Perché in quel periodo c'erano commerci. I nostri pensavano solamente a lavorare, non sapevano commerciare. E allora qua, questa zona si chiamava Aiudaica perché c'erano famiglie di giudei, di ebrei, che commerciavano. C'erano già ebrei che vengono. Sì, c'è questo. Qua erroneamente mettono queste targhe. Quindi l'ebreo per antonomasia gran commerciante. No? L'ebreo questo era. E siccome c'era che cosa commerciare, c'erano gli ebrei. Questa zona si chiama Aiudaica. Quindi era un periodo florido, in qualche modo, per questa zona. Certo. No? E arrivano i francesi. Gioacchino Murat invia qua questo generale. Allora, i francesi si sono trovati qua a dover fronteggiare la rivolta dei di noi che eravamo regno borbonico in difesa del perché re. Che dici noi? Tu non c'eri. Non c'ero, ma i bivongesi, tutta la Calabria, il popolo di Calabria e il popolo meridionale naturalmente amava il suo re. E la patria loro era il meridione d'Italia. E quindi si rivoltavano l'oppressione francese. Contro l'oppressione francese, cioè, si capisce come poi sono rivoltati contro l'oppressione piemontese, diciamo. Questo viene dopo. Andiamo adesso a focalizzare il fatto, no? Allora, c'è questo generale che arriva qua, che cosa fa? Questo generale era con Gioacchino Murat, generale anche lui, ma era conosciuto come persona sprezzante di ogni regola e di ogni legge, molto duro. E allora, per sedare questa rivolta, e loro dicono di briganti, era una rivolta di patrioti, di gente che amava il suo re e la sua nazione. Che cosa fa? Fa? Sprezzante, chi trova senza sottoporre a processo nessuno, chi lo trova in pare sospetto nelle montagne, c'era molta gente che lavorava il carbone, e aveva altri lavori, boscaioli, e li portava a Serra San Bruno, qua nella nostra zona li portava a Serra San Bruno. E allora è capitato che da qui, da questo nostro paese, questo prete, Don Pietro Valenti, ogni mattina andava a Serra? Quando era necessario, perché andava a Serra? Perché noi siamo stati, di Serra San Bruno siamo stati un casale, e non è questione che lo siamo stati per un decennio, due decenni, per sette secoli. Noi siamo per 700, non di Serra San Bruno, della Certosa di Serra San Bruno. E allora questo prete, loro la Certosa era così come adesso i vescovi, bisognava avere rapporto alle parrocchie. Con i suoi superiori, che era la Certosa, e allora si doveva recare per fare i suoi, per fede della sua fede. Della cioè sua per chiesa. Rendere conto in sostanza del suo ministero, di quello che faceva. Per e quindi andando verso la montagna, che accade? Viene fermato da chi? Viene fermato da nessuno, incontra un boscaiolo.
lo vede vestito da prete e lo prega di sostare un po' il tempo necessario, cioè, a battezzare un figliolo che questo boscaiolo si chiamava Imprigna ed era capomasa, lo chiamano, perciò il capo dei boscaioli, che battezzasse il figliolo che era nato da circa 15-20 giorni, un mese. Il sacerdote era un suo dovere, è rimasto. Allora, questo l'avevo incontrato per la prima volta. Per farla breve, andò a battezzarla. Sono anche dopo che averlo battezzato, si saranno intrattenuti in casa per salutarla e arriva un drappello di francesi soldati, armati, che avevano sospetto che l'Imprigna fosse un brigante, secondo loro, un brigante. E... ma in realtà non lo era. Non si sa, questo non lo dice, la storia non lo dice. Comunque è facile che lo fosse. Comunque hanno arrestato non solo l'Imprigna e il boscaiolo, hanno arrestato il sacerdote perché era già un reato avere contatti con queste persone sospette. E l'hanno arrestato tutti e due e l'hanno portato a Serra. Allora, c'è un processo o no? Processo, insomma... ci doveva essere il processo. E c'è stato, per la verità, ma è quel processo sommario che si fa in tempo di guerra. Quindi viene condannato a morte prima il brigante. Questo il brigante sicuramente non c'era scampo. Allora i giudici, vedendo un sacerdote, cercavano di vedere come salvarlo. Ma anche perché davanti all'opinione pubblica fucilare un sacerdote non era una cosa. E allora avevano consigliato il sacerdote, ma dice Don Pietro, perché forse lo conoscevano pure, non lo so, ma dice, dica che lei non ha veramente battezzato questo fanciullo, io non l'ho, ma dice un sacramento, io posso... Così si puoi salvare, giusto? Allora ci dai un appiglio per cercare di salvarti. E questo dice, come? Io, il mio dovere è quello assolvere a quelli che sono i sacramenti che mi impone di assolvere il mio ministero. Quindi non rinuncia alla verità. Cioè, ma dica professa almeno la verità, insomma. Sì, dice, no, io l'ho battezzato. Allora quelli cercano, ma dica almeno che è stato costretto dall'Imprigna. E come? Io devo dire una bugia. E aggravare la posizione anche di questo povero boscaiolo. Io devo dire la verità. E lui, quindi, ha confermato. Vuole sentire ragione. Il generale non c'entra, il generale si è sbrigato con i giudici. E i giudici non hanno trovato un appiglio dove attaccarsi per cercare di salvarlo. E viene condannato a morte. E l'hanno condannato a morte. Viene fucilato dove e quando? Fucilato a Serra il 10 di dicembre, l'11 di dicembre del 1810. 11 dicembre 1810, focalizziamo questa data perché è importante? Perché l'11 dicembre dello scorso anno sono stati 100? I 200 anni. 200 anni. 200, i 200 anni, anni della morte di questo, possiamo definirlo eroe. È un eroe della fede, un eroe della verità. È un martirio vero, no? Caspita, è un eroe del dovere. Sono cose che noi non concepiamo perché nessuno di noi. Ernesto, ma perché questa storia non la conosce nessuno? E perché era la storia locale? Beh, io se l'ho conosciuto perché l'ho trovato poi su libri, su qualche documento, perché io ho fatto sempre ricerche per il mio paese, perché mi piace sapere questo paese, la storia di questo paese, e si conosce perché l'abbiamo tirato. Ho fatto anche una ricerca, che ho fatto un libro sul paese. Senti, si sa dove sono le sue spoglie o no? Non si è saputo nulla. Non si sa più nulla. Serra San Bruno, allora Serra San Bruno era in mano ai soldati di Murat, che poi trova morte a Pizzo, perché lui oggi lui se ne va, ma poi voleva tornare quando dopo il congresso di Vienna sono tornati i regnanti che erano stati estromessi dal loro regno. La tua storia è interessante. Beh,
molto interessante. Mi fa piacere. Speriamo di averla, come dire, divulgata. Io spero che questo sia d'esempio a noi, non perché si vada noi a morire, ma come correttezza almeno. Per onore del vero. Ecco. La verità e la dignità dell'uomo consiste anche in questo. Questo l'ha portato agli estremi limiti che è morto, ma noi però cerchiamo di essere degni di queste memorie. Ciao, arrivederci, grazie. Di malara
l'occhio amoroso mi ti vitti chiara surgiva d'acqua cristallina e pura ma metti i pezzi di sciumare e lo risparmio di la fognatura stanno suonando a morto le campane ora che tu ammazzasti lo mio amore lo soli cascurò c'era lo mare e lo me cori e chino di dolori mi lumi ti stiamo vanno fossi e sepolturi cercano crozzi e mali cristiani pittori mili spini cancio di sciuri la Anselma, siamo arrivati nella trattoria Valenti, e una serie di antipasti per cominciare. Solo un assaggino degli antipasti, non è completo. Per esempio cosa? Il nostro antipasto prevede, al di là di tutte queste crocchette e salumi che poi facciamo noi, questi infatti sono dei salumi appena fatti che ancora non hanno completato la stagionatura, e altri sottoli, che poi sarebbero questi, sempre fatti da noi, e del formaggio e dei fagioli piccanti che una volta da noi dicevano i fagioli rossi alla ghiotta in dialetto a ghiotta. Noi diciamo fagioli piccanti perché nessuno ancora, cioè almeno quelli vengono da fuori non capiscono il nostro dialetto, però fagioli piccanti rossi che vanno a ruba sono buonissimi. Poi delle verdure raccolte nei campi con dei fagioli bianchi, che è anche spettacolare e buona. Cicoria, finocchietto selvatico, borragine, galazziti, yunchi in dialetto. Ecco, pure della cicoria pure selvatica, che è un misto di queste verdure che si raccoglie proprio in questo periodo. Peperoncino dentro. Peperoncino, sì. No, nella verdura così a scelta, nei fagioli c'è tanto peperoncino, questo qua rosso piccante. Questi distaccati sono vostri. Sì, infatti sono appena fatti, questo qua è un pochino ancora da completare la stagionatura, adesso è secco, va bene, però è da mettere sotto olio, poi noi li conserviamo sotto anche olio. Anche il lardo per voi? Sì, anche il lardo, anche il capicollo, sì, tutto quanto, tutto. Le crocchette anche fatte da noi, pomodori secchi che secchiamo in estate il tempo dovuto, poi li mettiamo sotto olio, conditi. Sono bel da fare tutto l'anno. Ogni stagione ha le sue cose, ad esempio adesso è la stagione dei salami, quindi ci cimentiamo in tutto questo assortimento di salami che comprende il lardo, i capicolli, qua manca solo la pancetta che ancora non era stagionata, quindi non l'abbiamo messa. Poi nel periodo delle olive schiacciate, olive nere, olive sotto sale. Adesso è il periodo dei salami e della verdura, stiamo raccogliendo la verdura da conservare poi anche per l'estate perché poi non se la trova più, la verdura che raccogliamo nei campi. Senta, è il piatto tipico della trattoria Valenti? Allora, il nostro piatto tipico, diciamo, da prima citiamo la pasta fatta in casa che è originaria proprio di Bivongi,
Una volta la facevano tutti, adesso un pochino forse di meno, perché gli anziani sono non ci sono più, poi non riescono a farla. E comprende della farina di semola impastata solo con acqua e poi filata a mano con... Lei, sì. Adesso sì, a me l'ha insegnata mia suocera. Sì, adesso la filiamo noi ed è una pasta che si conserva fresca, da conservare massimo entro 1 o 2 giorni, poi diventa secca e non va più bene. Senta, che ragù ci mettiamo sopra? Sopra il ragù principale, diciamo nella nostra tradizione, è la carne di capra fatta col sugo, che è buonissima. Poi un altro sugo che anche va bene è con le olive, con queste olive qua sotto sale schiacciate senza nocciolo. Col sugo rosso? Col sugo rosso sempre, sì. Poi certo, poi ognuno magari ha tante varianti che poi possiamo anche abbinarci i funghi, però il sugo principale è il sugo di capra. Questo è il posto dei funghi, no? Sì, da noi sì, sì, ma noi conserviamo anche i funghi sott'olio, poi teniamo anche i funghi da fare con la pasta, sì, i funghi ne prendiamo tantissimo, in inverno li compriamo direttamente da chi li va a cercare. Ho saputo che vengono apposta per la trippa, vero? Per la trippa, sì. Che ha di speciale la sua trippa? Di speciale la mia trippa non lo posso dire io, ma lo dicono i clienti, dicono che è buonissima. E onestamente è un piatto che io ho imparato da mia suocera, lei l'ha imparato da sua suocera, questa è la quarta generazione come locale. E quindi sì, è buona, sarebbe l'intestino del vitello che poi va tutto pulita ed è una bella prassi per pulirla. Poi si lessa un pochino e poi si cucina con le patate, col sugo rosso. Ed è ottima, è buona. Senta, è giorno? A sera torniamo. L'abbiamo mangiato tutto. No, lasciamo per voi, dai. Bisogna prima assaggiarlo per poi giudicare. Allo me paesi, che un giorno Cristo scindi di la cruci. Due giorno u sacerdoti non dice missa, non dice missa. Lo sacrestano non suona li campani, c'è un campanile alto allo me paesi, e c'è un Cristo in croce allo me paesi.